Ciao, mi chiamo Lorenzo Crocco, ho 23 anni e sono un musicista di Santa Lucia di Piave. Allora, fondamentalmente la guerra tra regioni consiste nella creazione di brani inediti. Io sono riuscito a recuperare queste 19 persone oltre a me, ognuna per una regione diversa d'Italia, che avevano delle peculiarità nel loro modo di suonare, nel loro modo di essere musicisti fondamentalmente. E quindi per questo ho deciso di lasciare un genere assolutamente libero a proposito del brano. Non vedo per quale motivo dovrei limitare una persona al di fuori di quella che è la sua area di competenza. Quindi, nello specifico, si tratta della produzione di un brano con un genere libero che però deve rispettare un tema. Quest'idea del progetto Guerra tra Regioni mi è nata fondamentalmente per il fatto che avevo iniziato a conoscere delle persone tramite alcuni progetti da altre regioni d'Italia. Avevo iniziato a legare e diciamo che è stato un flash fondamentalmente, nel senso che mi è proprio balenato davanti agli occhi quest'idea del Guerra tra Regioni, il fatto che esistesse una band per ogni singola regione d'Italia che andasse a creare un brano inedito. E a me ha stuzzicato tantissimo l'idea, onestamente, pur sapendo che sarebbe stata una roba complessa, il fatto di poter essere il primo a fare una roba del genere mi ha stuzzicato tantissimo ed è stato questo fondamentalmente a portarmi avanti. Fondamentalmente io sono dell'idea che con lo strumento noi siamo in grado di regalare delle emozioni. Secondo me la voce è un fattore principale, però lo strumento è veramente in grado di trasmettere un qualcosa. Per questo quando io dico che ci sarà un tema per ogni singolo brano che verrà creato, intendo dire che la bravura del musicista, avendo a disposizione un genere libero, stia nel riuscire a rievocare le emozioni del tema. Avrei come intento quello di avvicinare un pochino i giovani allo strumento. Cioè, secondo me lo strumento ha un'importanza fondamentale, sarà per quello che è stato il mio background, però vedo che si sta perdendo lo strumento e questa è una cosa che a me dispiace fondamentalmente. Quindi la mia speranza, come tra le varie finalità di questo progetto, è quella di avvicinare un pochino di più i giovani allo strumento buttando la competizione sul nazionale. Seguite quindi Guerra tra Regioni su Instagram, Facebook e YouTube, che dove usciranno tutti i 20 brani delle 20 regioni, e seguitemi che ci saranno a breve nuovi progetti.